Ciao amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre Lucia e anche oggi vi voglio raccontare una storia di true crime che forse non conoscete. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like di supporto, sempre se vi fa piacere naturalmente. Voglio ringraziare sempre tutte le persone che mi seguono, grazie davvero di cuore, lo apprezzo tantissimo, davvero. La storia di oggi è molto triste e soprattutto con un po' di empatia e un briciolo di attenzione poteva essere evitata tutta questa storia. Ma se siete pronti, iniziamo. Oggi vi porto a Detroit, in Michigan. Detroit è una città con un alto tasso di criminalità, ma nonostante questo il Michigan è stato tra i primi ad abolire la pena di morte già nel 1847 a causa di tante esecuzioni di persone che si sono poi rivelate innocenti. Detroit è anche il luogo di nascita di Madonna, di Stevie Wonder, è la città nota per l'industria automobilistica, infatti qui nasce Ford Chrysler, General Motors. Ma detto questo, andiamo a nord di Detroit, in una cittadina chiamata Oxford, con i suoi 3500 abitanti, una zona tranquilla e serena, dove vivono famiglie, vivono persone che vogliono stare tranquille. Qui troviamo la famiglia Crumbly, composta dalla mamma Jennifer, il papà James e il figlio Ethan, di 15 anni. Jennifer e James non sono i migliori genitori che si trovano sul mercato. Infatti loro, oltre a lavorare molto, hanno comunque problemi con la legge per assegni falsi, frode, guida in stato di ebbrezza e soprattutto quello che fanno regolarmente è passare le serate nei pub a bere per rilassarsi dopo il lavoro. Ma tutto questo ovviamente a discapito di Ethan. Ethan nasce il 28 aprile del 2006, nasce ad Atlantic Beach in Florida, ma qui non ci starà molto tempo, infatti la famiglia si trasferirà di nuovo e andranno a Washington per qualche anno e Ethan è sempre lasciato solo, sia dopo scuola, sia la sera, sia tante volte anche la notte. Viene lasciato proprio a se stesso, i videogiochi e film violenti fanno da babysitter a questo bambino. Ma mi domando, una babysitter vera? No, eh? Arriviamo al 2014, Ethan ha 9 anni e la famiglia adesso si trasferisce proprio ad Oxford, la cittadina di cui abbiamo parlato. Tutti questi trasferimenti hanno avuto un impatto molto negativo su Ethan, in quanto lui già ha un carattere molto chiuso e introverso e dover ogni volta cambiare scuola, trovare nuovi amici, vivere in queste nuove realtà, su di lui hanno avuto un impatto molto negativo, hanno portato a chiudersi ancora di più. Non è stato affatto facile per lui e questo l'ha portato a chiudersi ancora di più nel suo mondo di videogiochi violenti, che d'altronde sono l'unico punto fermo nella sua vita, sono i suoi amici, gli unici suoi amici. Precisiamo, i videogiochi non fanno diventare una persona violenta o folle, ma su una mente giovane o su una persona che ha già dei disturbi mentali sicuramente non aiutano. Più a Oxford, in questa piccola realtà urbana, i vicini si rendono subito conto che Ethan viene lasciato da solo molto spesso, sia di giorno che di notte. Ethan ha 9 anni, deve prepararsi i pasti da solo, deve arrangiarsi, è sempre a casa da solo. Se ha un problema deve chiedere aiuto proprio ai vicini, perché i genitori, anche se li chiama o li scrive, ora che rispondono l'emergenza è finita. Quindi si rivolge proprio a questi vicini che testimonieranno poi che questo ragazzino è stato lasciato sempre solo, perché comunque i suoi genitori sono troppo presi dalle loro vite e soprattutto dai loro vizi. Ora Ethan ha 14 anni e frequenta la Oxford High School, il liceo. Non riesce nemmeno qui a instaurare dei rapporti, delle amicizie. Lui si sente sempre come un pesce fuor d'acqua, è a disagio, non si sente, si sente inadatto. Trova un unico amico, Victor, col quale più che un'amicizia è uno scrivergli continuamente dei messaggi, centinaia di messaggi. Questi messaggi hanno toni sempre dal triste, depresso, al cupo, al diventare inquietanti, oserei dire anche preoccupanti. Ma Victor è un ragazzino come lui e probabilmente tra l'immaturità e
non lo prende sul serio Ethan, ecco, lui ha il suo sfogo e quindi vanno avanti così. Col tempo però questi pensieri diventano sempre più preoccupanti, questi messaggi diventano sempre più preoccupanti. Ethan confida a Victor di aver catturato, torturato e ucciso degli uccellini del suo giardino e lo racconta con molto orgoglio di quello che ha fatto. Come sappiamo, la violenza sugli animali è il primo sintomo di qualcosa di molto brutto. Arriviamo al 2021, Ethan ha 15 anni, continua ad essere ignorato totalmente dai suoi genitori e i suoi pensieri continuano ad essere sempre peggio. Lui ora, appunto, questi messaggi li manda anche a sua madre, ma non riceve risposta. E qui, amici, scusate, ma la rabbia mi assale. Se non si ha voglia di fare i genitori, non si fanno figli. I figli non sono giocattoli. Questo proprio è una cosa che veramente mi fa arrabbiare. E il fatto che ci siano centinaia di messaggi mandati alla madre e anche all'amico dimostrano di quanto Ethan fosse solo. Non aveva neanche la possibilità di parlare a voce con le persone, di parlare del suo disagio, dei suoi pensieri oscuri, i suoi pensieri che ha voglia di fare del male a qualcuno. Questo veramente è una cosa triste, cioè che un bambino debba comunicare con la propria madre per messaggi. E mi domando, quando si ricevono dei messaggi di un certo tipo, che ora ve ne citerò alcuni per capire la portata di questi messaggi, come minimo o corro a casa o comunque la sera ci parlo con mio figlio e cerco il modo per aiutarlo. I messaggi sono del tipo: basta guardarli negli occhi mentre anche loro ti stanno guardando e sono consapevoli che la loro vita sta finendo. Oppure la sensazione più bella è pensare alle torture e alle urla che riempiono il vuoto. E ancora, quando vedo un bambino piccolo, vorrei tanto prenderlo, scappare via, torturarlo e poi gettarlo in un dirupo. Questi sono alcuni dei messaggi che lui inviava. E di fronte a questi messaggi nessuno fa niente. E questi messaggi sono seguiti poi da altri messaggi in cui invece lui parla di volersi togliere la vita, perché la sua vita è vuota, il mondo è vuoto. Lui non conta niente per nessuno, ma niente, nessuna risposta. Delle stanze della sua casa vengono messe a soqquadro e lui sostiene con i suoi genitori che ci sia una presenza in casa. Spesso manda dei messaggi alla madre dicendo che vede delle cose in casa, c'è qualcuno, ha paura, piange, ma viene ignorato. Nessuna risposta. I messaggi sono fatti via via sempre peggio, sempre peggiori, sempre più inquietanti, sempre più disturbanti, e lui inizia a convincersi delle cose che scrive. Da qui al metterle in pratica non passa molto. Però una cosa la fanno i suoi genitori, una cosa veramente da premio Nobel: visto che il figlio è così, manda questi messaggi, è depresso, non ha amici, parla di violenza, al suo compleanno decidono di regalargli un'arma da fuoco, completa di tanto di caricatori, e con la madre va al poligono di tiro per imparare ad usarla. Giustamente, hai un'arma, devi anche imparare ad usarla. A 15 anni, con questo quadro comunque di una persona che non sta bene, loro gli hanno regalata. Il 30 novembre 2021 inizia come una giornata come tante. Ma a un certo punto durante la mattina la scuola chiama i genitori di Ethan perché sono molto preoccupati e li convocano immediatamente lì a scuola. Hanno urgenza di parlargli e dicono che sarebbe meglio che portassero Ethan a casa. Quando i genitori arrivano, gli mostrano dei disegni fatti da Ethan, e precisiamo che la scuola non è la prima volta che chiama i genitori di Ethan. Questi disegni raffigurano una pistola, un corpo a terra in una pozza di sangue e con delle scritte: non riesco a fermare i miei pensieri, per favore aiutami. Il preside è preoccupato che Ethan voglia farsi del male e intima ai genitori James e Jennifer entro 48 ore di portare Ethan da uno specialista, altrimenti si sarebbe rivolto a degli assistenti sociali. Ma la reazione dei genitori
ovviamente è quella di minimizzare la cosa, è solamente un disegno, e non riportano Ethan a casa perché devono andare a lavorare e promettono di far vedere Ethan da un medico. Questa era la loro ultima chance di fare qualcosa di buono per il proprio figlio. Sono da poco passate le 13 e decine di chiamate arrivano al 911 dalla Oxford High School, la scuola di Ethan. Qualcuno sta sparando sugli studenti e sui docenti. La polizia arriva in fretta e ancora non sanno chi sia il tiratore, ma ecco che finalmente riescono a cerchiarlo. Lo costringono ad arrendersi. Ed è proprio Ethan. Ethan era armato. Ha fatto fuoco su chiunque passasse tra i corridoi e le aule. Lui si arrende immediatamente, lo portano via. E pensate che oltre a un'arma lui aveva 3 caricatori da 15 colpi l'uno. La sua intenzione era di fare una strage e poi porre fine alla sua vita. Ci sono 4 vittime: Madison Baldwin, 17 anni, Tate Meyer, 16 anni, Annette Juliana, 14 anni, Justin Schilling, 16 anni, che è morto mentre tentava di disarmare Ethan. I feriti sono feriti gravemente. Pensate che c'è una ragazza a cui lui, appena fuori dal bagno, le ha sparato dritto in faccia. Però una precisazione: si è evitata una strage perché ora in America, per fortuna o purtroppo, a causa dei vari assalti che le scuole comunque hanno subito in tutti questi anni, non è la prima volta che si sente parlare di stragi nelle scuole, hanno un nuovo protocollo Alice. Come noi abbiamo il protocollo a scuola di evacuazione per terremoto, incendio, dove appunto c'è un protocollo e si fanno le esercitazioni, in America hanno anche questo protocollo, protocollo Alice o ELIS, che semplicemente è l'acronimo di A, sta per alert, allertare, lockdown, barricarsi, inform, informare tempestivamente la situazione in tempo reale, che cosa accade, counter, contatore, questo ha il compito di creare rumore e distrazione per il cecchino in modo che sia distratto nel sparare, evacuate, evacuare in modo in sicurezza. A inizio il processo le prove non mancano. Ethan aveva l'arma in mano, ci sono videocamere di sorveglianza che l'hanno ripreso ovunque, non ci sono dubbi su chi sia stato. Quindi viene processato e condannato all'ergastolo, ma la sua vita viene un attimo analizzata, perché un quindicenne che compie azioni del genere, vediamo un po' che cosa ci sia dietro. E infatti non finisce qui. L'unica buona notizia in tutta questa storia inverosimile è che i genitori di Ethan da 2 anni sono in prigione in attesa del loro processo. Per la prima volta in America dei genitori sono stati accusati per i crimini del proprio figlio. Sono 2 anni tra rinvii e altro, ma loro sono 2 anni che sono dentro e rischiano una condanna a 15 anni ciascuno, perché loro sapevano dei problemi del proprio figlio. Addirittura ci sono dei messaggi della madre parlando col padre, parlava di alcuni di questi messaggi del proprio figlio ridendoci sopra, dicendo: ma sì, vuole richiamare l'attenzione, ma dobbiamo metterlo un po' in riga, messaggi di questo tipo. Quindi sapevano che Ethan aveva un problema e non l'hanno aiutato, anzi gli hanno messo un'arma in mano. Quindi delle colpe le hanno anche loro. Io personalmente li giudico i primi colpevoli, loro si meritavano l'ergastolo, Ethan andava aiutato. Però questo è un pensiero mio, assolutamente. Vorrei concludere con ciò che ha detto una delle madri delle vittime al processo, proprio ai genitori di Ethan. Ha detto: mi dispiace che voi non abbiate avuto voglia di fare genitori, mi dispiace che non abbiate avuto voglia di prendervi cura di vostro figlio, ma di conseguenza mi avete portato via per sempre mia figlia. Penso che questa donna abbia detto tutto.
una strage che poteva andare anche molto peggio, perché se non fosse stato fermato e non ci fosse stato il protocollo Ellis, dove tantissimi studenti si sono barricati dentro le aule, potevano esserci decine di vittime, ma questa cosa poteva essere proprio evitata. Non ce ne sarebbero dovute essere nemmeno 4 e nemmeno 7 feriti. Ora siamo giunti alla fine anche di questo video e sono curiosa di sapere che cosa ne pensate di Ethan, dei suoi genitori, di Victor. Sì, purtroppo lui è un amico coetaneo che probabilmente non aveva gli strumenti per capire realmente che cosa stesse accadendo, anche se forse parlando con i propri genitori qualche allarme poteva essere dato. Comunque io aspetto qui sotto i vostri commenti, sapete che rispondo a tutti, mi piace chiacchierare con voi e sapere soprattutto che cosa ne pensate di questa storia, di questo caso. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo abbiate cura di voi, spero che passerete delle belle giornate serene, che stiate bene e ascoltate sempre il vostro sesto senso. Ha sempre ragione.